Live, siamo in compagnia di un doppio ex. La partita di questa sera, Caio Ferrarese, che ha vestito sia la maglia del Verona che quella del Torino. Caio, che partita ci dobbiamo aspettare questa sera? Ma penso una partita veramente bella perché sono due squadre che hanno una posizione di classifica importante, sono lì per dare veramente quel qualcosa in più, per raggiungere sappiamo cosa ma non diciamola, però dai, penso che veramente sia una partita da gol, da entusiasmo, da tanta gente allo stadio e poi insomma aspetteremo la fine per vedere com'è andata, ma una partita senza preoccupazioni, una partita da giocare veramente a viso aperto e facendo divertire i tifosi. Verona che è riuscito nell'impresa storica di fermare a Bentegodi la Juventus con grandissimo merito, il Torino invece viene da una pesante sconfitta in quel di Bologna, insomma, due squadre che stanno comunque attraversando due momenti comunque positivi perché è a distanza di solo 3 punti il Torino di Ventura, quindi insomma, come dicevi tu poc'anzi, bisogna aspettarsi anche una partita con tanti gol magari. Sì, hai detto bene, Verona viene da questo splendido pareggio. Il Torino dà una sconfitta, però due squadre che hanno lo stesso molto entusiasmo e quindi sarà una partita, credo, veramente spettacolare. Ce lo auguriamo tutti e speriamo che vinca Verona. Questo Luca Toni non finisce più di sorprendere, ormai è arrivato a quota 11 gol, 4 gol lo separano da Buie Penza, che sono i giocatori che in Serie A con la maglia gialloblu hanno segnato di più, insomma veramente un eterno Luca Toni bisogna Sì, definirlo. veramente, poche parole perché ti fa capire quando uno è un professionista. Quanto ci tiene, può giocare veramente fino a 40 anni. È chiaro insomma che deve essere sostenuto come lo è da una squadra che gli gira intorno e gli fa lavorare nel migliore dei modi. In ultima ti chiedo, se oggi il Verona dovesse trovare il risultato pieno, l'obiettivo cambierebbe perché a quota 39, dopo la quinta giornata del girone di ritorno, finalmente si potrebbe anche proferire quella famosa parola che i più giustamente tengono ancora nascosta. Sì, hai detto bene, anche se il mister vedo che giustamente tiene tutti tranquilli perché l'importante è che Verona mantenga la categoria e questo lo sarà sicuramente e la manterrà negli anni, quindi insomma la UEFA come dicevamo prima è una cosa forse adesso un po' troppo grande per Chissà, magari un domani in UEFA ci andrà il baby Ferrarese, che è nelle giovanili del Verona, ne sento parlare veramente il Verona. molto molto bene. Sì, dai, sono bravini tutti e due, ma intanto lasciamoli divertirsi. Speriamo che comunque Verona un domani possa anche collocarsi in quella, come posso dirti, in quella zona.